Bentrovati amici di Smaniarte, bentrovati amici appassionati di arte. Oggi siamo a Cassino, siamo ospiti del gruppo Avanguardie Artistiche perché proprio stasera, tra poco, ci sarà il vernissage di una mostra personale davvero importante, di un artista eccezionale, un'artista romana già affermata nel panorama dell'arte italiano, già con tante mostre all'attivo. Ecco, il direttore, il gallerista e l'organizzatore è Cristiano Tomassi. Buonasera Cristiano. Che già abbiamo conosciuto sulle nostre piattaforme. Bene, amici, l'artista è un'artista romana, credetemi amici, usa una tecnica davvero particolare, la spatola. Ecco, poi con calma vedremo tutte le sue opere. È con noi Creola Cristofari. Grazie. Buonasera Creola. Grazie mille, Omero, ciao a tutti. Allora Creola, laureata all'Accademia di Moda e di Arte del 2016, già tante mostre all'attivo, ma come nasce la tua passione per l'arte? La mia passione per l'arte nasce da bambina, assolutamente, dove ammaliata da vetrine colorate, vetrine di Natale, dai colori stessi, dai tubetti che vedevo, e ho sempre sviluppato svariate forme artistiche, dalle pelli al fimo, che è una specie di pasta polimerica, alle perline, quindi in realtà l'arte mi mancava e sono ad oggi qui. Esatto. Ascolta, nel tuo percorso artistico tu affermi che è molto collegato alla lettera C. Perché? Sì, perché mi chiamo Creola Carla Cristofari. Lettera C. Esatto. Chi non mi conosce mi chiama Carla, ma mi arrabbio, mi chiamo Creola. E in realtà la C fa parte proprio della mia vita, come i colori, arte contemporanea. Alla fine anche Cristiano è il tuo curatore, il tuo gallerista. Esatto. Sì. Ascolta Creola, la tua è una tecnica molto particolare, tu usi la spatola nelle tue opere, ma come mai questa tecnica? Allora, io ho iniziato a dipingere sicuramente toccando il pennello, provando a fare delle opere, e sono uscite anche discretamente bene, però non mi davano... C'era qualcosa che mancava, ho iniziato a sperimentare, a cambiare materiali, a provare diversi materiali. Alla fine ho notato che le mie opere devono essere rilievo, non c'è niente da fare, la soddisfazione me la dà la struttura. Quindi la materia proprio. Esattamente. Varie materie, varie strutture, perché poi alla fine ho iniziato a aggiungere sempre dei pezzettini nuovi, certo, e quindi a cambiare anche materiali diversi. Cristiano, tu pensi che Creola abbia creato un linguaggio artistico nuovo? Sicuramente sì. Io, voglio dire, facendo arte da oltre 20 anni, ho notato che era proprio assolutamente innovato, sia dal punto di vista tecnico, ma anche soprattutto dalla ricerca dei materiali, perché per arrivare alla mostra poi c'è un percorso, no? Un artista ci fa di capire qualcosa che va oltre la tela, come dico io. Creola letteralmente la scoperta di materiali, cioè non si accontenta, io dico sempre, del tubetto comune, no? Sì. Lei no, lei cerca di trovare altri materiali, fino a quando non arriva anche al materiale più costoso. E questa è una cosa che mi ha colpito all'inizio, perché sai, non è un artista comune. E poi lei sperimenta anche nuove tecniche di pittura, quindi questa cosa mi ha colpito. Io ho creduto nella sua arte e quindi mi sono letteralmente innamorato di questi studi, e poi man mano le ho scoperte, certo. Tra l'altro non finisco mai di imparare, questa sera ho scoperto per esempio sulla tela che noi non vediamo, quindi non che c'è della conce, c'è una sorta di grattato, gessato lo chiamo io, che per il modo ti dà un'idea di gesso quasi buccia d'arancia, però ecco, queste cose le scopri poi vivendo la galleria e insomma, vivendo a stretto contatto con l'artista. Lui secondo me sì, assolutamente è un'artista unica. Poi Creola, la tua è una tecnica molto particolare, riconoscibile, ormai è proprio la tua tecnica, ma quello che si nota nelle tue opere molto è anche la forza del colore.
il colore vivo, vivace, ma anche le sfumature che riesci a dare alle tue opere. Ecco, che cos'è per te il colore? Grande domanda, sicuramente. Il colore è l'essenza, la mia essenza. Certo. Che ho anche una sorta di antagonismo con me stessa, con il colore, perché sono molto nera nell'abbigliamento, molto colorata nelle mie opere, ho una contrapposizione, proprio fanno a gara chi emerge un giorno e chi emerge un altro giorno, ma il colore è proprio nella profondità del colore stesso, cioè io cerco di indagare un colore che puoi dire rosso, sì. Quante sfumature di rosso posso trovare dentro un'opera, quindi vado da il rosso leggerissimo al rosso molto carico e cerco poi, sì. Una volta indagato quel colore, cerco di mischiarlo contrapponendolo ad altri colori totalmente opposti, quindi la mia ricerca è in continuo sviluppo. Ascolta, vedendo la tua tecnica, vedendo i colori che usi e vedendo anche i colpi di spatola che da opera a opera sono ben diversi, ma in realtà tu cosa vuoi trasmettere all'osservatore, al fruitore finale? Allora, nelle opere in generale, partendo da quelle, diciamo, grandi, mi piace lavorare sul grande, ma attualmente sto iniziando a apprezzare anche il piccolo, mi metto i bastoni tra le ruote da sola, mi piace molto mettermi alla prova, quindi una spatola da grande a un po' meno grande, fino ad arrivare a una spatola microscopica. Quindi in realtà ogni spatolata per me è un'identità, un percorso di un individuo, una sfumatura di una persona, di un cammino, di un incontro che ho fatto con, nella mia vita. Quindi ha un significato personale la tua opera, tu ci metti molto del personale nelle tue opere, quindi? Assolutamente sì, o sensazioni o emozioni mie, o cose che mi sono successe, o incontri che ho fatto, o viaggi che ho fatto, quindi ad esempio dopo viaggio in Irlanda è uscito quello. Bellissimo, i colori verdi dell'Irlanda. Sì, che era un verde smeraldo, sì. Mai visto in Italia, perché abbiamo un verde molto più scuro, lì è molto più umido il terreno, quindi c'era questo verde pazzesco che non avevo mai visto e ho iniziato a dipingere verde. Proprio in tutte le opere c'era sempre quel verde molto acceso che erano i colori flannelli. Cristiano, il gruppo Avanguardia Artistica ormai è conosciuto nel panorama dell'arte italiano. Ti chiedo perché puntare su Crevola? Allora, come dicevo prima, io ho preso Crevola intanto perché è un artista giovane. Quindi, come dico spesso io, è facile puntare sui giovani, che ormai ha fatto la sua vita, bisogna puntare sui giovani, sì. Ma su giovani talenti, cioè deve avere una storia da raccontare. Per cui io credo intanto quello che uno deve comprare e mettere a casa è una cosa che piace, quello che ho detto spesso, dico sempre nei professionisti. E poi puntare su Crevola perché secondo me c'è qualcosa di innovativo, di nuovo, mai visto nel panorama internazionale. Quindi uno non compra qualcosa di ripetuto, uno compra qualcosa di unico che finora non si è visto. È come quando esce una vettura nuova, perché comprare una vettura che ce ne sono migliaia? C'è una vettura nuova, particolare, ti piace, è su quello che devi puntare. Io ci credo perché comunque per me è bravo, altrimenti chiaramente sì, non avrei fatto la mostra a un artista che non mi piace per mille sfaccettature. Però io ci punterei perché secondo me c'è veramente qualcosa di innovativo, di unico, che io non ho mai incontrato poi, sai, sì. Gli artisti, e quindi è una cosa che io lo consiglio chiaramente. Poi certo può non piacere, difficile perché c'è tanto di quel colore in questi giorni, facendo l'esempio, ho visto che tante persone passavano e guardavano. E per qualcuno mi ha fatto veramente complimenti perché è una bella, una mostra felice, una mostra del colore. E tutti quanti vedevo che si soffermavano a guardare queste opere perché inizialmente non le capivano, che fa quello senso dell'arte, incuriosire le persone. E quindi già quando una sua opera incuriosisce, per me già è uno step importante. Amici di Smania Arte, io vi consiglio di venire qui in galleria a vedere dal vivo le opere di Crevola, perché dal vivo hanno tutto un altro effetto. Un altro sapore proprio. Io appena entrato, non lo so, mi veniva voglia di tuffarmi dentro, cioè sentivo la materia che si avvicinava all'osservatore. Ti faccio i complimenti, Crevola, davvero una tecnica direi innovativa e dei colori spettacolari. Ascolta Cristiano, quanto è importante, una domanda come gallerista, quanto è importante per un artista esporre le proprie opere? Io credo che sia importante al di là della vendita,
ma perché non è tutto finalizzato alla vendita. È importante esporre perché secondo me è un pezzo un po' di rilancio, cioè bisogna ritornare a lavorare sui social, e tu questo sei bravissimo, perché divulgare latte a livello nazionale e internazionale, tu questo sei bravissimo. Ti ringrazio. Però poi è importante anche il contatto, perché la gente non vuole solamente guardare un'opera, guardarla, osservarla da lontano, vuole viverla. E allora, diciamo, in galleria si vive un momento, si vive un'emozione, durante una mostra c'è la possibilità di parlare con l'artista, capire perché fa quell'opera e non in maniera sterile vederla da una, attraverso un iPhone, un cellulare, certo, quello che sia, un tablet, un computer, perché c'è quel distacco. Invece in galleria tu vivi un momento, vivi l'emozione, e quindi questo ti permette di conoscere anche meglio l'artista. Perciò è importante che gli artisti emergenti e non espongano in galleria, perché che passi proprio, come dire, il messaggio di emozionarsi davanti a un'opera d'arte. Perciò si parla di poesia, sì, ma vivendola dal vivo è tutta un'altra cosa. Ma ripeto, al di là della vendita, proprio è un momento di arte e di cultura. E di cultura. Che una galleria, un museo, per esteso, pure un museo, viverla loro. Lasciamo un po' da parte lo schermo. Lo schermo è importante per il tuo lavoro, perché divulga. Per promuovere e divulgare, sì. E poi però ci deve essere, quando si può, il contatto. Per tutte le cose, perché ti muovi. Voglio dire, questo secondo me è proprio il senso della galleria. Creola, le tue opere ormai fanno parte di tantissime collezioni private. Ecco, che sensazione si ha a sapere questo? La sensazione è sempre di stupore, perché hanno scelto me invece che qualcun altro, quindi vuol dire che il messaggio è passato, e quella è proprio la primissima cosa. Emoziona, al di là dell'aspetto economico. Ma appunto ti volevo raccontare brevemente di questo collezionista che ha contattato una galleria nella quale sto in permanenza e mi ha cercato, è una cosa che sicuramente la galleria non avrà molto apprezzato, però mi ha cercato. Ah, ti ha cercato personalmente? Esatto, su Instagram, ha tentato di parlare in italiano, ho apprezzato il fatto che lui cercasse di parlare con me. Quindi non è italiano il collezionista? No, è del New Jersey. Ah, del New Jersey. Quindi molto lontano da qui, e praticamente si è appassionata a una mia opera, se l'ha comprata, ma oltretutto mi ha fatto l'iter di viaggio di questa opera, perché ha toccato l'aeroporto di Berlino e si è fatto un selfie. Ah, quindi esattamente. Beh, bello questo. È arrivato in America e si è fatto un selfie, e poi alla fine mi ha fatto un selfie dal suo salone di casa. Bello. E quindi per me questo è proprio. Ecco, ha fatto proprio intendere il viaggio dell'arte. Esatto. Quindi un pezzettino di me sta anche nel New Jersey. Anche nel New Jersey, bello. Creola, tre aggettivi per descriverti, per descrivere le tue opere, la tua arte. È sicuramente colorata, contemporanea e materica. È materica, sì, effettivamente, come darti torto, è vero. Ascolta, i segni che usi nell'elaborare le tue opere, abbiamo visto, come ho detto prima, i vari tipi di spatola, ma ognuna di loro ha un significato, per questo usi questa tecnica su ogni singola opera? Allora, sì, dipende anche come butta la giornata, in realtà, perché... E quindi il tuo stato d'animo va. Esattamente, dipende quanto, cioè se mi voglio liberare, sfogare di più, perché ci sono varie tecniche, varie spatolate. Ad esempio ce n'è una, quella a semicerchio, dove c'è per forza un inizio, cioè non si può non iniziare da lì, certo, e quindi ha più un copione scritto, cioè devo iniziare da lì per comporla. Invece ce ne sono altre, ad esempio queste qui dietro di noi, che io posso iniziare dove mi pare a sviluppare l'opera, quindi è più libera come scelta. Infatti come anche scelta. Il senso stesso dell'opera, le varie spatolate sono da tutti i versi, non sono come altre che hanno giro anche il quadro, e infatti, se voglio dargli un senso diverso, di un vortice, di un buco, di un qualcosa di profondo o meno profondo. Quindi sì, mi sento molto libera con molto queste libera opere. Con queste opere qua.
Amici di Smania Arte, siamo con Luigi D'Agostino, gallerista e curatore dell'evento. Buonasera a tutti. Di questa bellissima mostra. Luigi, io ti faccio i complimenti. Grazie. Perché a parte che la vostra galleria, la tua di Cristiano, del gruppo Avanguardia Artistica, amici, la Cristiano Art Gallery, la Samo Collection e Ars Interamana, quindi veramente ti faccio i complimenti. Grazie Mero. Ti chiedo, parlando di Creola, ma se dovessi inserirla come artista in una delle correnti o passate o presenti, dove la inseriresti? Beh, ne parlavo anche con Cristiano qualche giorno fa, sicuramente la inserirei nella corrente analitica, però non nella ricerca, diciamo così, più banale e già vista, ecco, non ripetitiva dal punto di vista dell'analisi del colore, come hanno condotto artisti del calibro di Marchegiani, Griffa, Cacciola ed altri. Certo. Qui c'è una componente anche psicologica e percettiva, perché il colore vuole essere il riflesso identitario dell'uomo, della struttura identitaria dell'uomo. Quindi lei sostanzialmente conduce un'operazione certosina di azzeramento pittorico che va a ridurre in queste geometrie, in queste lingue di colori, in queste strutture primarie e singolari, con cui poi aggregandole dà luogo a delle bellissime opere, delle volte delle partiture astratte, o possiamo vedere delle vere e proprie coltivazioni pittoriche in quel quadro, no? Altre volte invece va a virare nella figurazione, vediamo gli omaggi a Derrida, gli omaggi Magritte. A Magritte, quello potrebbe essere addirittura un paesaggio protocubista di Cézanne, no? È vero. Questi tasselli, questi diedri, insomma queste geometrie così minimali, ma soprattutto poi la cosa bella è come usa il colore, cioè lo fa vibrare, lo riesce a variare nella sua dimensione tonale, capito? Quindi le sfumature che riesce a dare. Le sfumature, certo, sono colori che hanno una vivacità, una brillantezza che seducono l'osservatore e creano un nuovo stato percettivo ed emotivo, avvicinandoci proprio all'opera come un riflesso psicologico della nostra identità. E forse questa è la chiave di lettura della sua ricerca, il voler parlare all'uomo con la pittura e creando questa contaminazione pittura-vita. Va oltre l'apparenza e la formalità del colore per indagare la nostra psicologia, la nostra emotività, la nostra identità. Quindi è un artista molto affascinante, tutte le opere sono molto elaborate dal punto di vista tecnico, richiedono un procedimento particolare, quindi poi abbiamo la serie dei Pantoni numerati, dove si evince ancora di più la struttura proprio analitica della sua ricerca, dove un singolo colore viene fatto uscire dalla tela con questa lingua cromatica, e poi addirittura sotto c'è il riferimento letterario, numerico, proprio come struttura unitaria della vita di ciascuno di noi, di ogni singola persona. Certo. Quindi è un artista molto profonda, ma anche di superficie gradevole dal punto di vista dell'impatto cromatico e della rappresentazione scenica dell'opera. Davvero sceniche, vero? Sì, molto sceniche, siamo contenti, è venuto un bel allestimento, c'è un po' tutta la sua ricerca, lei è abbastanza giovane, nel senso che sta dipingendo da 3-4 anni, sì, però infatti, già si sta imponendo con diverse mostre nel panorama artistico della capitale. Adesso è arrivata qui a Cassino con la direzione artistica di Cristiano Tomassi, io sono il curatore, insomma la stiamo seguendo, siamo molto soddisfatti e devo dire, speriamo di avere un bel riscontro adesso, ecco, in occasione del vernissaggio che sarà tra qualche ora, tra un'ora. Chiedevo proprio per gli amici di Smania Arte, se ci puoi dare qualche riferimento. Sì, la mostra viene inaugurata oggi e sarà visitabile fino al 6 aprile, e è possibile visitarla dal martedì al sabato con orari canonici, insomma, certo, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 4 alle 7, insomma, siamo qui, vi aspettiamo per immergervi nel suo mondo creativo, per darvi delle spiegazioni, io sarò sempre presente come curatore. Chi vuole venire, noi siamo ben lieti, ma devo dire che noi nelle nostre mostre abbiamo sempre molti visitatori, anche nel post vernissaggio, che poi è il momento clou, però devo dire, sempre in una zona centrale la gente passa, infatti, sbircia, ricordiamo anche noi siamo in via Cavarzere, che è proprio una via parallela tra le due vie centrali, c'è Corso della Repubblica, quindi è proprio il centro di Cassino, insomma. E devo dire che poi la gente si sta appassionando, domanda, si fermano in vetrina, qualcuno entra, il più curioso, insomma. Quindi cercare di avvicinare anche i neofiti, le persone magari che si avvicinano al bello proprio come godimento estetico e come curiosità della bellezza. E quindi siamo soddisfatti, speriamo di raccogliere consensi. Ma grazie, soprattutto anche grazie a te che fai un'operazione certosina di diffusione della bellezza sul web con Smania Arte, quindi stai crescendo sempre di più, e sono io che faccio i complimenti a te. Grazie, e siamo lieti di ospitarti. Grazie. Allora, amici di Smania Arte, adesso è il momento, apriamo le danze e iniziamo a vedere la mostra Dimensi One di Creola. Thank you.
Creola, allora possiamo dire una mostra ben riuscita, perché un sacco di persone sono venute a visitare questa tua mostra. Sì, sono molto contenta, infatti tantissima gente. Poi ti volevo chiedere una cosa, mi è stato chiesto, molti si sono soffermati su questa opera, ha qualcosa di particolare rispetto alle altre? Sì, questa è l'opera con meno colori ma con più materiali diversi dentro l'opera stessa. Ah, quindi ha più materiali, ha più spatolate, in modo di dire. Esatto, ha più spatolate dal carattere diverso, ovvero non uso lo stesso materiale come ad esempio questa qui dietro alle tue spalle, ma ne uso 9 diversi che al tatto li riconosci, tipo questa è una pietra pomice, questo qui ad esempio è una sabbia grezza grossolana, questa è una sabbia più fine, qua abbiamo un effetto lucido, un effetto opaco, un metallizzato e ce ne sono altri che non speriamo. Posso chiedere i tempi di lavorazione per un'opera del genere? Allora, dipende anche dal mio pathos, esattamente da quante ore ci sto sopra all'opera, però diciamo di norma un mesetto e mezzo per finirla, sì, assolutamente sì, anche perché poi come vedi i bordi sono tutti spatolati, quindi non lascio mai bordi bianchi, e quindi per forza di cose ne devo fare 3, aspettare che si asciugano, girarle e farne un'altra.